Siamo con Gianluca Maione, County Head Italia di Investec Asset Management, al quale vogliamo chiedere, in relazione a quello che è il contesto di mercato, gli spunti offerti dal mercato stesso, come si colloca la vostra proposta commerciale? La proposta del 2019 parte dall'esperienza del 2018, in assoluta continuità. Come l'anno scorso, la parola chiave e il leitmotiv è difesa, approccio difensivo. Questo lo applichiamo sia ovviamente alla componente multi-asset, che è lo zoccolo duro di qualunque portafoglio, per cui una strategia global multi-asset income che ha la caratteristica, attraverso il suo approccio esclusivamente bottom-up, di selezionare titoli con resilienza e approccio appunto difensivo in ambito di contesto di mercato ribassista. Per cui anche nel 2018, che è stato particolarmente sfidante all'inizio del 2018 e ottobre soprattutto, nonostante questo periodo difficile, ha portato a casa risultati positivi, abbondantemente se si considera l'effetto positivo del dollaro, ma anche in classeggiata decisamente migliore, insomma prossimo allo zero per intenderci, rispetto al peer group dei flessibili. Per cui approccio difensivo confermato anche dai risultati con un 2018 sfidante. Quindi ancora questo per il 2019. E lo stesso tipo di approccio anche in ambito esclusivamente azionario, parlo di global franchise, pochi titoli di altissima qualità con caratteristiche, ancora una volta, mi ripeto, difensive, per cui partecipo al mercato in maniera importante se il mercato corre, ma proteggo in maniera fortissima quando il mercato dovesse avere una fase ribassista, per cui adatto a qualsiasi tipo di esito per il 2019, perché c'è il consensus che la vede male nell'ambito azionario, però è anche vero che queste prime settimane non sono così male, insomma comunque vada abbiamo una soluzione che è un ottimo compromesso in ambito azionario.